Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi volevo parlarvi di un altro argomento sulle parrucche. Ho visto che non ci sono così tanti video online in italiano che parla delle parrucche e non è perché non ce la interessa o le persone non sono curiosi. Io ricevo tipo ogni giorno le domande sulle parrucche, sulle extensions, dove puoi comprarli, dove puoi averli e quindi ce la interessa. Ma non ci sono così tanti video in italiano e quindi volevo fare un video in cui parlo dell'argomento probabilmente più interessante di tutti, come avere le parrucche, le extensions, i capelli così ad un prezzo basso. Sul mio canale ho sempre parlato dei capelli e particolarmente delle extensions e delle parrucche. Ho avuto questo tipo di evoluzione nel mio canale. Ho iniziato con un certo livello di parrucche e 3 anni dopo sono a questo livello più alto, più costoso, eccetera, eccetera. Ma dato che ci sono un sacco di persone che guardano i miei video e non sanno niente delle parrucche, sono completamente nuovo a questo mondo, non voglio che loro pensano che le uniche parrucche che puoi avere, che sono belle e sono non lo so, sono belle, sono quelle che costano tipo 500 euro, 500 dollari, che non è vero, è solo le parrucche che porto io perché ho l'opportunità di provare ed avere le parrucche così, ma non è per niente l'unico modo di avere di portare le parrucche e le extensions, non devi spendere così tanto soldi. Il modo di cui volevo proporvi è comprare i capelli da AliExpress e diversi AliExpress vendors. AliExpress è un tipo di Amazon cinese e loro vendono tutto, 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 tutto che puoi immaginare: vestiti, scarpe, trucco e capelli. Quando io ero al liceo è uscito fuori che c'era questo nuovo sito, non so neanche se è un sito nuovo, AliExpress, che vendeva gli extensions ad un prezzo molto basso ed ad una qualità molto alta. Tanti di questi beauty shops, di questi negozi di beauty a cui compravamo i capelli, loro prendevano i capelli dai vendors così, quindi era solo un modo di tagliare un middleman. Cos'è il problema? Il problema è che ci sono un sacco di truffatori su AliExpress e puoi comprare i capelli e riceverli e vedere che fanno schifo. È molto importante trovare i vendors, i venditori giusti e i venditori conosciuti. Ed è così che YouTube aveva questa esplosione perché un sacco di persone stavano comprando da AliExpress e poi facevano i video reviews per dire questo venditore è buono e questo venditore fa schifo. Al liceo era il modo in cui facevamo. Siamo andati su YouTube, abbiamo guardato qualche video, abbiamo trovato dei vendors e poi abbiamo comprato i capelli sempre da AliExpress. E facendo così riuscivamo a comprare i capelli per tipo, non lo so, 100 dollari, 80 dollari, 120 dollari, 150 dollari al massimo se vuoi qualcosa che spacca. Ed era così che ho sempre fatto fino a tipo un anno fa, quando ho iniziato a comprare le parrucche già fatte. Perché costano così poco? Perché stai comprando solo i capelli. Quando compri una parrucca già fatta, invece, stai comprando anche il lavoro, perché ci vuole un po' di lavoro fare una parrucca. Ho un video qua in cui spiego come faccio i miei parrucche. Compravamo i capelli da AliExpress e poi costruivamo le nostre parrucche da sola. O puoi trovare qualcuno che sa fare una parrucca e puoi pagarla per fare la parrucca da sola. Questo video qua è per proporvi la mia audience italiana, la mia audience afro-italiana o magari solo italiana che vuole avere gli extension. Un vendor abbastanza famosa che costa pochissimo che potete andare a cercare e si chiama Eunice Hair. Eunice Hair era sempre lì. Io mi ricordo Eunice Hair da quando ero al liceo, ma ho visto che in questi ultimi anni hanno cambiato un sacco. Per esempio, loro non vendono, well, vendono ancora su AliExpress, ma hanno anche un sito proprio per loro che per me è un segno buonissimo e molto più professionale. E quindi hanno spostato dall'AliExpress al loro sito, ma hanno mantenuto i prezzi come prima. Quindi puoi avere i capelli così per 150 dollari. Questi capelli qua che io ho avuto costavano tipo un po' di 200, ma è perché
ordinato quattro bundles, diciamo. Quando ordini i capelli così, vengono in bundles of hair. Di solito ci serve due e metà, in realtà, ma non so perché le ragazze vogliono avere i capelli lunghissimi, così grande, bla bla bla, e quindi loro mettono tipo 4-5 bundles nella testa quando non serve. Io ho detto a caso, ok, 4 bundles, io li voglio a 24 inches, e ho visto quando i capelli sono arrivati che erano troppo. Alla fine non ho usato quella lunghezza più lunga e non ho usato tutti i capelli, ho usato due bundles e metà di un altro più un closure, e questo è tipo che questo che va così, ok, è alla, it's at my waist. Io ho detto va bene, questo non è una cosa che porterò di solito. Voi guardate i miei video, di solito i miei capelli sono tipo così. Basta questa lunghezza per me. Se io volessi comprare ancora i capelli, io sceglierei tre bundles di una lunghezza di forse 20 inches, 20-18. E quando ho messo questi dettagli sul sito, ho visto che potevo effettivamente comprare i capelli a $150 o sotto, circa $150, è molto meglio di €500 secondo me. Basta avere un filo e un aggio e un wig cap, che non deve essere per forza un wig cap particolare. Questo è un wig cap normale di spandex, che costa, non lo so, 99 centesimi, e tu cucini i capelli sulla wig cap. Ho un video proprio in cui spiego come farlo. Non è facile, non è che non è facile, è solo una cosa che ci vuole tempo, e secondo me preferisco passare il mio tempo facendo qualcos'altro. Per questo motivo preferisco le parrucche già fatte, perché non mi piace sedere lì e fare la parrucca da sola, anche se posso. Ma se il problema è soldi, ma vuoi comunque avere i capelli e non vuoi pagare, è quello che devi fare. E non lo so, questo è la grande segreta, questo è il motivo perché così tante donne possono avere i capelli così senza pagare $500 per una parrucca, è perché comprano i capelli e vanno a una parrucchiera afro, o fanno da sola le parrucche o le extensions, le weaves a casa. Se volete fare questa cosa, se volete fare così, vi consiglio veramente Eunice Hair, perché io ho fatto tutto a questi capelli. Questi capelli erano neri e poi li ho tinti a questo colore qua. Li ho decolorati, quindi I bleached them. Poi li ho fatto ricci, quindi I curled them with heat. E sono così. Non c'è shedding, sono lisci, they're smooth, bellissimi, e costano poco. Quindi ecco l'alternativa agli altri negozi che ho già consigliato sul mio canale, quelli che costano troppo. E spero che questo video sia stato utile a tutte le ragazze o anche i ragazzi che volevano sapere come avere le extensions ad un prezzo basso, e come farle ad un prezzo basso. Spero che questo video può essere utile al mio audience italiano, perché magari c'è questa informazione già dappertutto sul web, ma non l'ho mai visto in italiano. Potete correggermi se sbaglio, ma volevo solo mettere questa informazione nella versione italiana, metterlo fuori lì in italiano. Magari qualcun altro può fare un video meglio di me, che in cui spiegano in un italiano meglio del mio tutto quello che ho appena detto. Nei commenti scrivetemi se ho sbagliato e se in Italia sapevate già in Italia dell'AliExpress per extension, e se è abbastanza usato come un sito in Italia. Non lo so, per me non sembra così, ma forse sbaglio, quindi ditemi voi se è usato AliExpress per comprare le extensions. Thanks a lot for watching my video, you guys. Like and subscribe if you haven't already, and I'll see you guys in my next one. Mwah.